La storia della privatizzazione, che è stata poi la causa di questo progressivo, come dire, deterioramento di una delle conquiste migliori che ha fatto la storia d'Italia, cioè tra 833 e 708, che comunque poi diciamo, è stata in varie fasi ristrutturata, perché dobbiamo dire la 502, la famosa De Lorenzo, in parte anche la 229, che era sorta per dare dei correttivi, poi in realtà ha introdotto persino degli elementi peggiorativi come l'inframegna, e poi l'introduzione del titolo quinto della Costituzione, che di fatto ha diviso il sistema sanitario nazionale in 20 sistemi regionali. Vabbè, abbiamo analizzato a vari livelli. Non si sente? Non va proprio. Non va proprio. Adesso comunque devo andare in tecnico per altre cose, penso che lo sistemerà. Il regista è arrivato. Hai chiesto si chiama Nico? Pico. Pico. Pico, era il bar. Allora, mi sentite o no? Io ti sento. Devo urlare, ok. Comunque, il discorso è questo: noi ci siamo chiesti sostanzialmente, oltre che sottolineare questi elementi negativi, no? Questi pericoli grossi che sono davanti a noi, ci siamo chiesti come reagite, come fa Medicina Democratica a proporre non solo delle analisi che sicuramente devono essere patrimonio comune della popolazione rispetto a questa deriva, ma come fa a dare delle indicazioni per invertire la rotta, per in qualche modo ricomporre, reintrodurre degli elementi di civiltà all'interno di questo quadro che si sta imbarbarendo. Allora, due elementi importanti sono stati sottolineati: i pericoli che sono i nuovi progetti di ulteriore privatizzazioni che vengono, per esempio, da alcune regioni, che sono sempre state il capofila, l'avanguardia di questi progetti, in particolare la Lombardia. Un altro elemento importante è il discorso di chi gestisce i dati. I dati della sanità sono un elemento importante di democrazia. Ebbene, noi sappiamo che progressivamente questo elemento viene acquisito sempre di più da aziende che sono fuori della sanità, e questo perché l'IBM in particolare, perché in effetti questi dati vengono poi venduti a chi ha intenzione di gestire i bisogni sanitari, e quindi viene in qualche modo utilizzato dalle industrie farmaceutiche, dalle industrie che producono le tecnologie d'avanguardia e così via. Quindi questo è un elemento, un pericolo incombente contro cui dovremmo attrezzarci. Comunque, il gruppo ha definito degli obiettivi e delle pratiche da proporre. Allora, degli obiettivi da proporre sul territorio nazionale, perché dobbiamo uscire dai localismi. Abbiamo ottenuto delle cose importanti in alcune aree del paese, però è importante che, diciamo, certi elementi vengano generalizzati. In particolare, il discorso della consulta o commissione, come la vogliamo chiamare, comunque questo spazio nuovo di democrazia che è stato, diciamo, ideato a Napoli, qui è venuto il sindaco De Magistris e, diciamo, ve l'ha presentato direttamente. Comunque il testo è, diciamo, si può
legge direttamente sui nostri siti, è una proposta che va generalizzata, va presentata in tutti i comuni e sostenuta naturalmente dalle reti, non solo della medicina democratica, ma tutte le reti che fanno parte, diciamo, di questo tessuto che si sta in qualche modo muovendo per la difesa della salute. Qua c'era la rete, il coordinamento per la sanità nazionale, venuto in Molise e qualche altra regione, che già aveva questo obiettivo. E quindi questo è un elemento perché? Perché è importantissimo, serve come strumento per mobilitare le persone, come strumento di democrazia, perché una delle cose di cui siamo stati privati in tutta questa materia è proprio la partecipazione, la possibilità di dire la nostra opinione su temi fondamentali come la salute. E quindi la questione della consulta da riproporre in tutti i comuni. Poi abbiamo detto, all'interno di questa consulta, una delle cose che dovremmo sviluppare è l'acquisizione, appunto, di dati su cui basare le rivendicazioni, su cui basare ad esempio delle prese di posizione del primo cittadino come tutore della salute degli abitanti della città. Vabbè, da vario tempo dentro Medicina Democratica circola questa ipotesi del referto epidemiologico, no? Che può essere uno strumento importante, perché ti dà la mappatura delle condizioni di salute della popolazione, addirittura divise per quartieri, per aree geografiche, eccetera. Questa stessa cosa può essere utilizzata per confrontarla, per esempio, con i dati ufficiali delle ASL, che a volte non registrano la salute, quando piuttosto i livelli produttivi delle aziende sanitarie. Quindi andare a vedere quanto di contraddittorio c'è tra questi elementi è un elemento di critica forte che possiamo avanzare nelle sedi opportune, perché molto spesso si confonde la buona sanità con un certo tipo di efficientismo, di produttivismo, cioè un reparto è buono perché fa migliaia di interventi chirurgici, però noi vogliamo sapere se questi interventi chirurgici veramente sono necessari, se veramente danno un miglioramento della salute della gente. Quindi lo possiamo fare, si può, utilizzando degli strumenti che sono questi qua. Però l'altro giorno è venuto il dottor Giordano, che ha sperimentato nell'area di San Giuseppe Vesuviano un referto epidemiologico partecipato coinvolgendo i medici di base. Questa è un'altra possibilità che si ha. Comunque, insomma, le idee non mancano e quindi su questo terreno possiamo fare molto, e quindi dobbiamo mobilitare tutte le energie che abbiamo a disposizione, a partire anche da questi gruppi che stanno sperimentando forme nuove di intervento sulla salute sui territori, come il gruppo che gestisce l'ex OPG, ma ne abbiamo visti diversi qui, venirsi a presentare nel nostro convegno e congresso. L'altro elemento su cui abbiamo ritenuto sia necessario fare un intervento a livello nazionale, urgente, importante, è quello di contrastare la proposta che purtroppo sta diventando una realtà della sanità integrativa, no? Che sta entrando nei contratti nazionali. E purtroppo sono contratti nazionali che riguardano categorie che dovevano essere
impermeabili a certi discorsi, no? Cioè, parliamo dei metalmeccanici e parliamo anche della funzione pubblica. Cioè, vado a dire che se nel 1978 i primi che furono a battersi per l'abolizione delle casse mutue, cioè la differenziazione per categorie, quindi connessa a livello produttivo, al ciclo produttivo dell'erogazione della salute, furono proprio gli metalmeccanici e i lavoratori più avanzati di questo paese, la CGIL, no? In particolare i rarissimi medici della CGIL. Oggi invece vediamo che purtroppo loro presentano nelle loro assemblee a volte questo fatto come quasi una conquista. E allora dobbiamo pensare a una giornata nazionale di mobilitazione per sensibilizzare questi settori, perché dobbiamo andare a parlare con questi soggetti sociali che sono quelli a noi più vicini, perché non è possibile che loro stessi non sentano le ragioni per cui noi siamo contrari, non siamo d'accordo. Allora si è pensato di dover fare l'ultima settimana di maggio una giornata in cui ci si vede in un'assemblea con le altre reti, con le altre organizzazioni che si interessano della salute, quelle che sostanzialmente hanno sostenuto il 7 aprile, per ragionare su come lanciare questi tipi di obiettivi a livello nazionale. Un'altra cosa importante, la lotta contro l'esclusione dal diritto alla salute, e quindi la lotta contro i ticket. No, non voglio dire che l'esperienza napoletana è stata il top, però dobbiamo ragionare su una giornata nazionale di lotta contro la tassa sulla salute e sulla malattia. Questa cosa qui è veramente una cosa indegna contro cui noi dobbiamo schierarci e contro cui noi dobbiamo dare dei segnali chiari alla classe politica, qualunque essa sia, che andrà a dirigere questo paese, perché non è possibile avere tanta gente che abbandona semplicemente l'idea di curarsi perché non ha la possibilità economica. Cioè, questa è la negazione dell'articolo 32 della Costituzione. Quindi questo il nostro gruppo ha definito come prospettiva. Quindi verso maggio faremo un'assemblea, decidiamo poi dove, insieme alle altre rete lanceremo queste campagne con questi obiettivi, questi 3-4 obiettivi che vi ho descritto. Questo è tutto.